a tutti! Allora, vi faccio un video dalla macchina perché stavo ascoltando la radio e su Radio Monte Carlo stavano parlando di una nuova patologia, tanto perché ce ne sono poche, no? Ormai in giro non sappiamo più cosa inventare. Ma questa è proprio bella, che l'avevo già anche vista, perché oltretutto vado una ragazza che conosco, le è stata diagnosticata diverso tempo fa, e si chiama l'ortoressia. L'ortoressia non sarebbe altro che una patologia, maniacale comunque sia, di tutte le persone che sono ossessionate dal cibo per più di 3 ore al giorno, ma si parla di buon cibo, e quindi quelle che hanno paura a mangiare tutti gli alimenti considerati malsani o che abbiano all'interno degli ingredienti che comunque ci fanno male e che quindi possono causarci delle malattie, dei tumori. Solo che l'ortoressico è colui che non mangia veramente mai niente che possa contenere qualsiasi cibo, tipo l'olio di palma, oppure fa benissimo, quindi non lo riterrei un ortoressico, però comunque sia, non è ossessionato da questa paura, tanto che quindi mangia poco, sceglie sempre diete crudiste o prevalentemente vegetariane, fruttariane anche se vogliamo, no? Perché si fidano magari molto di più, e quindi viene considerato un'ossessione colui che al supermercato si mette lì a guardare gli ingredienti. Quindi ho scoperto di essere un'ortoressica! Ragazzi, siamo tutti ortoressici noi! Che bello! Ma dico io, no? Una patologia! Ma io, se ho cominciato a leggere gli ingredienti ed ho cominciato a guardarmi bene intorno e scegliere che cosa mangiare, è perché voi, cari signori, non voi che mi guardate, ma voi, cari signori della politica che sta dietro a tutta una serie di servizi legati quindi alla produzione del cibo e quindi poi al mettere poi determinati alimenti sui nostri banchi dei supermercati, voi, cari signori, avete fatto delle merite beep, non lo posso dire che sono una signora, ecco, e avete creato una grandissima sfiducia. Allora, io non mi ritengo un'ortoressica, io mi ritengo una persona che sto molto attenta al mangiare. Sono stata ossessionata da piccina perché ogni volta che mettevo qualcosa in bocca che apparteneva alla categoria dei formaggi o degli insaccati che contengono una marea, specialmente di insaccati, soprattutto perché i formaggi no, di nitriti e nitrati, o vogliamo parlare dei coloranti, delle edulcoranti, tutta la roba che mettete nelle merendine, nei biscotti, nei confetti, nelle caramelle, che negli anni 70-80 ne abbiamo mangiati a bizzeffe. Vogliamo parlare di tutta quella roba che mettete all'interno di alimenti che vengono scelti come un'alimentazione sana da una famiglia, perché comunque il bambino, la persona, il ragazzo deve crescere. Allora, cari signori, io non sono un'ortoressica, ma sono una persona di grande sfiducia che si è ammalata a causa di tutti gli alimenti che mettete in commercio ogni giorno e continuate a mettere in commercio ogni giorno. E quindi non ritengo che l'ortoressia sia una patologia, ma ritengo che l'ortoressia sia semplicemente una persona sfiduciata che ha paura a mangiare perché è l'alimento proprio la causa della sua malattia o patologia, ok? Poi è normale che tutti gli estremi diventano malattie, quindi per l'amor del Signore, però di essere un pochino più precisi, ok? Se una persona che ha paura di mangiare qualsiasi cosa va a mangiarsi una mela al giorno, magari presa anche dell'albero del suo giardino perché ha la fortuna di avere un bel frutteto, è normale che lì si va incontro alla morte a priori. Però insomma non si può dire che l'ortoressico è l'ossessivo, quello che legge gli ingredienti, se no non compra niente al supermercato. Insomma, quello è quello che è stato detto su Radio Monte Carlo questa mattina. E poi andate a vedere anche voi se siete curiosi. Io intanto vi saluto perché sono arrivata a casa. Stamani ho fatto un po' di spesa, dato per rimanere in tema, mi sono comprata tutta la verdura alle aziende agricole per farci delle belle centrifughe e una bella tortina appunto di verdure. Mi sono andata a comprare le piantine che oggi qui semino, coso, faccio, metto bene nel mio orto. Ho comprato le galline perché non mi fido neanche delle uova, sapete? Sono un'ortoressica, quindi per qualche ovetto ogni tanto da mettere in qualche dolce me le prendo dalle galline. E quindi
Ragazzi, sono una malata per la società. Io vi ringrazio e vi saluto come sempre. Ditemi come la pensate. Ciao!